Si sta. Molto bene, signore. $20. Ehi, cocktail alla frutta. Ci stai o no? Io vado. Fammi indovinare, Reis. Non avrei voluto, ma ora che me l'hai suggerito, perché no? Ho capito, io lascio. Cool. Sei sicuro? Il tuo è un bluff. Può darsi. Non hai niente. Ma può anche darsi che le carte in mano mi diano l'86% di probabilità di vittoria. Sai una cosa? Vai all-in, hai il 14% di possibilità. Sei un pezzo di merda. Di merda? Sì. È tutto molto divertente, ma io lascio. Ecco il river. Che culo, non ne avevo bisogno. Ah, incredibile. Maledizione, tutte le volte è così, cazzo. Sei il solito. Che ne dite, facciamo un altro giro? No, non gioco più con te. Fa incazzare, cazzo. Che cosa? Che cosa? Che l'università sia finita, amico. Fine del divertimento. Camera di Alex. Io non ci sono, ok? No, sono Ben, chi sei? Sì, un secondo. Amico, è Melissa. Cosa? Sì, ti stai richiamando per quella telefonata che le hai fatto da ubriaco, ricordi? Beh, dille che non ci sono, che mi sono... Mi prendi in giro, hai una cotta per questa ragazza, dai, non fare il cretino, parla! Melissa? Ciao. Sai, io sono un po' molto occupato ora. Posso richiamarti? Grazie. Ma chi sei tu? Lo so. Ragazzi, che succede? Alex gioca in un torneo di Poker Stars. E se vince, che succede? Non farà più fotocopie in uno studio legale. Peccato, gli vedo. Ragazzi, per favore, state zitti. Che cos'hai in mano? Coppia di donne. Sì. Siamo orgogliosi di te, Alex. Sì, grazie. 110, niente male. Ma la lode ti avrebbe fruttato una borsa di studio. Alan. Ciao, ragazzi. Salve, signora. Ciao, Ben. Ehi, hey, come va, amico? Come stai? Dove sono tutte queste ragazze disponibili? Apri gli occhi, ragazzino. Oh. Non gli hai detto niente, vero? No, no, non gli ho detto niente, giuro. Cosa io... non hai detto? Io... Alex? Ok. Io parteciperò ad un torneo. Fico! Ho capito. Vedi, è solo per un paio di giorni. Avevi giurato che era solo un hobby. E se non fosse solo un hobby? Cioè, sì, sì, è solo un hobby. Dai, papà, ho stracciato un centinaio di persone. Mi sono speso per farti avere quel posto nel mio ufficio. Non voglio rifiutarlo. Ma ho un'occasione. Benvenuti al torneo di PokerStars.com da 10 milioni di dollari. Io sono Greg Reimer e con me c'è... Joseph Esam. Che fai qui, Greg? Sai, Joe, vorrei sostituire quelli che si ritirano. Posso cominciare in qualsiasi momento. Ecco. Vediamo chi sono i giocatori. Antoni Esfandieri, The Big Mago. Una Bomber, Phil Luck. Tex Button... E la favorita del gruppo, Karen Razor-Jones. Vuoi un altro drink, tesoro? No, grazie, sto bene. Ed ora qualche secondo di interruzione, ci vediamo. Ecco, inizia l'ultimo inning. Mi daresti una mano, per favore? L'ultimo inning. Arrivo subito. Prossimo a battere, Phil Camaratta. Al primo inning ha avuto l'attivo 3 battute. Ora è in terza base. Siamo alle fasi finali della... Ogni giocatore riceverà 2 carte. Poi ci sarà un giro di puntate. Al flop arriveranno le prime 3 carte comuni. Poi il turn e il river. Alla fine, la miglior combinazione di 5 carte vincerà la mano e si prenderà il piatto. Mandiamo un'occhiata a uno dei nostri campioni più promettenti. Faccio ciò che voglio con le carte. Il giovane Alex Tillman, 20 anni, è nato e cresciuto a Los Angeles. Ha imparato a giocare a poker negli ultimi 3 anni. Quando questo ragazzo geniale è uscito dal college, ha capito che il poker poteva essere il suo futuro. Carta, grazie. Tocca a te. 4.000. Spari alto, cara. 4.000. Sì. Non c'è pace tra gli uomini. Alex è arrivato al tavolo finale come chip leader, ma ora, dall'inizio della partita, ha già perso molto.
Ok, cool. Ok, divertitevi voi. Ti ha proprio spaventato. Diecimila. Se non sta attento il ragazzo rischia di finire nei guai. Oh sì, voglio dire, se non fai attenzione con Razor, anche se hai una coppia alta, finisci che ti incastra. Punto uguale a te. Molto bene, Cole. Bravi ragazzi, divertitevi. Oh, il 10 di fiori. Interessante. Vado all'in. Wow, che puntata. Visto? Tra un po' Alex piangerà. Ok, baby, facciamo un po' di rock and roll. Razor ha visto l'all-in. Vediamo cosa porterà in River. Ma la vedo male per Alex. Zero possibilità di vittoria, eh? Ok. Non te la devi prendere. Eri già battuto al turn. È stato bello giocare con te. Ehi. Ci si vede. E torna a scuola. Evidentemente è arrivato in finale grazie ad un po' di fortuna. Speriamo che la sconfitta ora gli serva da lezione. Alex, quando hai finito ho bisogno che mi porti il fascicolo del caso Longhorn. Ok. Ah, una cosa, oggi è giorno di paga, ma si terranno il tuo assegno fino a fine mese. Pensi di farcela a resistere? Resisterò, stai tranquillo. Ok, bene. Ok. Oh, Alex, sta attento. Non dimenticare di controllare anche le fotocopie. Trovato qualcosa, Helen? È rimasta solo una crociera con partenza in luglio. Possiamo permetterci una cabina di terza classe, non di più. Ma avremo aragosta per una cena. Oh, fantastico. Dell'aragosta. Sì. Perché non andiamo in prima classe? Tommy! Ah, tesoro. Dobbiamo risparmiare. I soldi che abbiamo ci devono bastare per tutta la vita. All'uscita del camerino abbiamo in testa Anna Strike, seguito da Lucky Day e Sweetie. Wow, sono stato fortunato. $400. Penso che andrò a giocarmeli al casino. Se vai a scommettere, allora vengo anch'io con te. Ah, no, aspetta un minuto. Ma non scommetterò, guarderò e basta. Cosa dirai, Helen? Ma cosa vuoi che dica? Voglio solo guardare. Certo, voglio... guardare quanto ti valutano l'orologio. Non voglio scommettere l'orologio. Niente, guarderò e basta. Non si rischia c'è niente punti se mezzo, si guarda, se... no? Me ne vado, non voglio che Helen se la prenda ancora con me. Come rubare caramelle a un bambino. Veramente qui è il bambino che ruba. Ti riferisci alla mia età, molto divertente. Purtroppo non c'è un'età minima per fregarti i soldi. Beh, è stato bello, ma è meglio che vada a casa ora. I miei hanno messo il coprifuoco. Soldi per un giro al ristorante. Tieni, amico. Dovresti farlo come lavoro, Alex. Non sarebbe male. Bella partita. Sì, grazie, amico, lo apprezzo. Che ne pensi, Tommy? Io penso che avrebbe potuto fare meglio. Cosa? Parli di me. Se ho visto io che stavi bluffando, allora l'hanno visto tutti a quel tavolo. Di cosa stai parlando? Avevo un tris al flop. Hai mancato il colore. Forse devi controllare la vista. Sì, forse dovrei. Ascolta, tu hai un sacco di potenzialità, quindi se un giorno ti va di venirmi a trovare e parlare senti, di carte... va bene così, grazie. Ma potresti fare di più. Ok, d'accordo. Tommy Vinson. Hm.
Cosa voleva da te quel tizio? Non so, forse aveva bevuto. Avevi davvero un tris? No, ho mancato il colore. Sapevo che saresti venuto. No, io sono qui soltanto per giocare. No, dammi 5 minuti. Lo vedi il berretto rosso? E allora? Che mano pensi che abbia? Brutta o buona? Buona. Brutta. Ok. Anzi, bruttissima, sai come lo so? Come lo sai? Va bene. Quando ha una brutta mano, si gratta continuamente la barba in questo modo. Fa sempre così. Lo fa ogni volta, è un indizio. Guarda. Eccolo là. Ah, ti è andata bene. Ok. Scegli qualche altro giocatore qui dentro. Che ne dici di quello? Ha una buona mano. Asso, re, anzi no. Asso, donna. Cavolo. Perché non provi tu a giocare? No, non gioco più. Mi passi un tovagliolo? Sì. Sei straniera? Tedesca? No, francese. Ah, allora berrai un sacco di champagne. Spero che tu sia più bravo al tavolo da gioco che ad abbordare donne. Certo che lo sono. Lo sai che ho vinto $22,000 l'ultimo torneo? Ricordi Razor? Lei ti ha... Oh, ragazzi, ti ha fatto a pezzi. L'hai visto? Sì. Andiamo, avevo brutte carte. Non c'entrano le carte. Le carte non giocano, è il giocatore a giocare. Che cosa hai in mente? Vincite da milioni di dollari. Io coprirò i buy-in e poi divideremo a metà, esattamente a metà. No, non mi fido. Fidati. Tu devi solo vincere. E devi ascoltarmi. Ogni parola. Perché dovrei farlo? Quando avrai compiuto 25 anni, Alex, sarai a posto per sempre. E tu sei a posto? Lo sarei stato. Se avessi avuto qualcuno. Ciao. Ehi. Hey. Sei arrivato? Sì. Bella casa. È vero. Ti va qualcosa da bere? Una coca, un non alcolico, una birra? Una birra, sì, okay. Va bene. Sei tu? Perché? Non ci credi? Finale di poker a Reno nel 79. E quello cos'è? Oh. L'ha Grazie. Messo mia moglie. È la mano che avevo quando ho battuto Doyle Brunson. Oh mio Dio. Vuoi dirmi che hai battuto Doyle Brunson ai campionati del mondo? Non li chiamavamo campionati del mondo. Merda. Per noi era un gioco. Il gioco. Ora è, come sai, soltanto una questione di sponsor. Di braccialetti di diamanti. E non sei mai stato campione del mondo? Ero tra i primi 10. Andavo alla grande. Per 5 anni li ho presi a calci in culo. E poi... ho perso fiducia in me.
perdevo ogni partita. Ho cominciato a farmi prestare soldi. Dalla famiglia. Dagli amici. Per poter giocare. Sono sprofondato. Insomma, io ho perso tutto. Ho quasi perso mia moglie. Mi disse, se smetti, resto. Allora, ho smesso. E così non gioco a carte da 20 anni. 20 anni? Tu non giochi a carte da 20 anni? Nemmeno con gli amici. Oh mio Dio. Ti manca? Mi mancherebbe di più mia moglie. Senti, se faremo veramente questa cosa, non pensi che dovremmo firmare un contratto? E se ci fidassimo e basta. Ok. Ok. Siamo arrivati alla seconda mano. Se torna tua moglie ci uccide. Non preoccuparti, non tornerà a casa prima di domani sera. Concentrati. Gus Hansen, che sta facendo? Non so, sta puntando troppo. Guarda continuamente le carte. Perché se le conosce? Credimi, questi campioni sanno esattamente quello che hanno. È un falso indizio. Molto bene, ora credo di aver capito. Perché non proviamo? Ho visto abbastanza. E dai, abbiamo visionato centinaia di cassette. Pensi di essere pronto? Tommy, per favore, non posso fare sempre lo studente, devo provare. Il Commerce Casino è a soli 20 minuti. A una condizione. Facciamolo bene. Ma guarda chi c'è. Dio, ma quanto tempo è passato. Come stai, Barry? Bene. È tuo figlio? È come un figlio. Beh, siediti. Bene. Tuo figlio sa giocare? Lo vedrai. Raise. Call. 500. Fold. Fold. Ok. Raise 800. Perfetto. Forza, tocca a te. All in. Oh, oh, oh. Ci sto. Fold. È più difficile che giocare su internet, eh? È un principiante. Che dici, facciamo una pausa? Senti, avevo delle brutte carte, ok? Ora andrà bene. Vai, Tommy.
Lascia che il ragazzo resti. Sì. Andiamo. Puntate, signori. Ok, ecco qua. Ti mordevi il labbro. Cosa? Di che stai parlando? Quando ti ritrovi delle brutte carte, ogni volta ti mordi il labbro. No, non è vero. Oh, Cristo, usciamo di qui. Ehi, aspetta, che cosa vuoi dire? Senti, l'ho visto io e l'hanno visto tutti al tavolo. Mi hai portato qui per imparare, no? Fammi riprovare. Vado lì. Ehi, ragazzino, cosa mi suggerisci di comprare? Una BMW? O una Mercedes? A me piacciono le BMW. Guarda, una scala. Sono stato bravo, vero? Sì, non male. Non male? Come non male? Non sei? Ho morso il labbro. Quelli hanno la memoria lunga, la prossima volta inventati qualche altro trucchetto. Allora mi ha detto, rilassati, mi ha detto, hai capito? Da quando lo scopi? Cosa? Quando è che ho fatto cosa? Diciamo che è un settore che conosco molto bene. Oh, d'accordo. E che ti importa a te, poi? Beh, butti fuori testosterone da ogni poro della pelle. Sei sempre così eccitato. Voglio solo che tu sia felice. Io non lo so, ecco, io non... So di certo che sono imbranatissimo con le ragazze. Io vorrei che fossero loro a venire da me, è più semplice. Lo sai, alcune delle abilità che stai imparando al tavolo, come guardare gli altri, osservare e stare in ascolto, potrebbero venirti utili anche in altri ambiti, come ad esempio con quel bocconcino laggiù. Perché non vai da lei e le dici ciao? Devi solo buttarti. Fidati. Va bene, mi fido. Sì, certo. Vedrai che è così. Ciao. Ciao. Io... Scusate, io normalmente non faccio così, ma... Io sono della Vergine. E prima che te lo chiedano, io non vengo spesso qui. Davvero, ecco, io non ho mai fatto una cosa del genere, mai. La ragione per cui ti disturbo è che quel signore là, lo vedi? Dice che sono terribile con le ragazze. Il che, come vedi, è vero, assolutamente. Potresti fingere di divertirti. Non sei divertente. E dai, dammi una mano, che ti costa? Perché sei terribile con le ragazze? Io non lo so, è una questione di probabilità. Non è male, questa non me l'aspettavo. Voglio dire che, insomma, se chiedo ad una ragazza di uscire, ho il 50% di probabilità. Può dirmi d'accordo oppure no. Non mi piace fare cose in cui ho solo il 50%. Beh, se il 50% non è abbastanza per te, allora sei nella città sbagliata. Ma... No, non è vero, ti sbagli. Prendi il poker, per esempio. Perché nel poker puoi avere in mano brutte carte, ma non importa, perché puoi sempre fare un bluff. Questo è un principio che si applica anche alle donne. Come? Le donne? Buona fortuna. A presto. Io non... Va bene, ricominciamo. Che cosa vuoi? Scusa, non so nemmeno il tuo nome. Michelle. Ciao, io mi chiamo Alex. Piacere. Senti, ti andrebbe di uscire insieme a me qualche volta? Non lo so, che cosa fai di bello?
Mi sono laureato da poco e lavoro come impiegato in un grosso studio legale. No, grazie. No, aspetta, aspetta. Scherzavo, ascoltami. Sta a sentire, sono l'amministratore di una delle più importanti compagnie americane, specializzata in sviluppo di software. E viaggio per il mondo, dappertutto, anche in paesi esotici, dove magari ti andrebbe di venire a fare un giro, magari. Sul serio? Sì, mi piacerebbe uscire con te. No! 7-2. Mi fai fare qualche punto ogni tanto? Oh, mai. O segno niente, tesoro. Come non detto. Ah! Cazzo! Spero che tu sappia cavartela meglio con le carte. Lo sai? Adesso ti farò morire. Vediamo, vai. Oh mio Dio, stai bene? Sì. Mi hai fatto male. Cosa ti ho fatto? Io non volevo. Il disco è rimbalzato sulla sponda e ti ha colpito. Va tutto bene? È rimbalzato. Rimbalzato. Bel viaggio. Sì, molto bello. Ho visto che hai passato tutta la notte con quella ragazza. E anche la mattina. Eh? Sei uno schiacciasassi. Ah, dovresti chiederlo a lei. Beh, devi concentrarti ora. Abbiamo traguardi importanti. Già, sono concentrato solo sul esatto, poker. Penso soltanto sì, a quello. Tutto quanto. Mi piace sentirlo. Ricordati che venerdì abbiamo un torneo a New Orleans. Questo venerdì? Già. Qualche problema? No. Nessun problema. Papà, Ben mi ha invitato a Santa Barbara. Posso prendere un giorno di permesso? Che dici? Sì, lo so. È l'ultima volta, giuro. Ok. Grazie, bye. Brutte notizie, tesoro. Devo andare a Cleveland. Dovrei tornare lunedì. Ti chiamo più tardi per la buonanotte. Ottimo lavoro oggi. Adesso devi riposarti. Riposarmi, dai. Sono il chip leader. Su, sta andando tutto bene, non credi? Tutto bene, per ora. Perché sei preoccupato? Sai una cosa, signore entusiasmo, devi calmarti. Forse domani salterai sulla sedia quando vincerò $600,000. Chi è? Che cazzo fai? Ho dimenticato di dirtelo. Devi sempre staccare il telefono. Come mai? Perché ignorali, sono i giocatori che hai battuto. Gesù. Voglio tenerti sveglio. Magari è importante. Ti ricordi il film? Quale? Non aprite quella porta, lo dico per il tuo bene. Beh, almeno smetteranno. Ciao, io sono Chanigua e questa è la mia amica Dolly. Oh oh, che ti dicevo? Puoi battere tutti a questo tavolo, che tu abbia dormito o no. Ok. Non scratch my head. Dormire stasera, non ti fai stasera. Gonna get high. Her no more. Be the demon, something every day.
Carte del cazzo. Stronzate. Lo sai bene che non è una questione di carte. Ho fatto tutto quello che ho potuto. Sei stanco. Come vedi, sei tornato alle tue vecchie abitudini. Non sei nemmeno in finale. Non si può sempre vincere, no? No, tu non puoi. Allora perché non ti metti tu a giocare? Ho promesso a Helen che non l'avrei fatto. E mentire a tua moglie la chiami una promessa? Vattene a casa. Cosa c'è, tesoro? Ciao. Dove sei stato? A Las Vegas? No. Ero a New Orleans. A New Orleans? Sì, per un torneo. Lo sapevo. Non è come pensi. Non ho giocato. Sto insegnando a un ragazzo in gamba che... Di la verità. Quanto hai perso? Circa $10,000. $10,000? Sì. Tommy! Ma Las Vegas... Las Vegas? Oh. Sei stato a... Quello che volevo dirti è che quando siamo stati a Las Vegas... Vado da mia sorella. Ciao Michelle, sono io. Mi richiami quando senti il messaggio? Grazie. Ciao. Tre messaggi. Dico tre messaggi e non mi ha ancora richiamato. Smettila di preoccuparti di lei. Devi solo pensare a vincere. Di quant'è il premio finale? Di $500,000. Benvenuti al 50° Desert Room Poker Classic. Dealers, distribuite le carte. Indovina chi sono? Quante possibilità mi dai? Una. Ce la fai? Sì? Oh mio Dio, sei arrivata finalmente. Com'è andata finora? Alla grande. Ma ora che sei qui andrà molto, molto meglio. È bello rivederti, sai. Anche per me. Un tiro? No, sto bene. Che hai? Niente. È che c'è qualcosa in te. Sei un bravo ragazzo. Ti ringrazio. C'è qualcosa che non va. Vorrei solo che... Cosa? Vorrei che ci fossimo incontrati in circostanze diverse. Che significa? Ecco. Tu vivi a Los Angeles. Io a Las Vegas. Ma allora, sono solo 300 miglia. Ci vogliono 4 ore in auto e una in aereo. Dove vai? È che mio padre è in città. Non te l'ho detto? No. Devo tornare a riposarmi un po'. Puoi dormire qui?
Buona fortuna. Susan. Ciao. Ellen è lì? Sì, te la passo. Ciao. Ciao. Come va? Dove sei? Io sono qui a Las Vegas con quel ragazzo, sai, Alex. Cosa? A World Poker Tour Championship. Comincia tra un paio di settimane. Preparo bene il ragazzo e vengo via. Tommy. Ascolta, io ti prometto che quando avrò finito, chiuderò per sempre. Non avrei voluto affrontare di nuovo questo argomento con te. Quando tornerò avrò tutti i miei soldi, con un piccolo interesse. No, non è questo il punto. Che cosa significa non è questo il punto? Qual è? Addio, Tommy. Troppi errori oggi. Oh, lascia perdere, non stressarti. Abbiamo un po' di soldi. Un po' di soldi? Cosa dici? 60.000 a testa. Beh, bisogna togliere le spese. Al bellagio. Al bellagio. Scusa, torno subito. Michelle. Sei bellissima. Michelle. Sì. Ciao. Ciao. E tuo padre? Certo, chiamami pure papi. Almeno per questa notte. Almeno? Cosa? Vai a cercartene un'altra. L'hai fatto perché ti facevo pena? Lascia perdere. Senti, non hai capito, non è come può sembrare. Chi ti ha pagata? Fanculo. Ehi, sono Tommy. Senti, mi spiace per la ragazza, è stata un'idea idiota. Pronto? Ecco, signore. Pronto? Alex, che stai facendo? Ascoltami, io capisco che ti possano sembrare un sacco di soldi. E sono un sacco di soldi, ma sono nulla. Sono nulla rispetto a quello che possiamo fare insieme. Non andartene solo per una ragazza. Forse volevi dire una puttana. Una? Beh, volevo aiutarti. Sbattendotene i coglioni di me. Alex, ascolta. No, ho finito di ascoltare, ok? Sono fuori, è finita, ho chiuso. Tu non sei poi così bravo a capire gli altri. Già. Forse hai ragione. Sono tornato!
Jordan, puoi andare di là. Aspetta, solo un minuto. Jordan. Ehi. Voglio sapere ogni cosa. Dove sei stato nel weekend? Te l'ho detto, con Ben. Va bene, ero a Las Vegas. Ehi, sono arrivato terzo. Alex, non ho passato gli ultimi 20 anni a farmi un culo così sul lavoro perché tu ti mettessi a fare il giocatore di carte. Anch'io ho contribuito con una borsa di studio. E secondo te, chi ha pagato il resto della tua retta? Ok, va bene, ecco. Ecco, eccoti la tua parte. Sono tuoi questi. Sono $62,000. E adesso c'è il torneo più importante, da $8,000,000. Alex, devi ascoltarmi. Tu hai già un ottimo impiego. Non più ormai. Me ne vado. Oh, Alex, aspetta. Alex! Ciao, sono Ellen. Per favore lasciate un messaggio e vi richiamerò appena possibile. Eccoci all'evento più importante dell'anno, il campionato del mondo di poker della WPT. Io sono Mike Sexton e qui con me c'è Vince. Ehi Vince, che dici? Sarà una straordinaria settimana di poker? Ah Mike, abbiamo 5 fantastici giorni di poker davanti a noi. Ogni giocatore deve mettere $25,000 e il vincitore si porterà a casa $8,000,000. E la cosa veramente eccitante è che tutti giocano in questo torneo. Saranno presenti tutte le star in queste serate di poker. Oh, hai ragione Vince, tutti i migliori sono qui. Razor Jones, Doyle Brunson, Gus Hansen, Phil Ivey, Daniel Negreanu, Mike Double Diamond Jackson, Tex Patton e un esordiente di cui si è molto parlato da quando ha iniziato a giocare e durante tutta la stagione, Alex Steele. Oh beh, Alex è un ottimo giocatore, è agli inizi, ma tutti parlano di lui. È finito decimo in un torneo a New Orleans un paio di settimane fa. Ma c'è un'altra storia da raccontare, quella di un grande giocatore al suo rientro. È un grande ritorno per il fenomenale Tommy Vinson. Beh, sarà un momento meraviglioso. Pare che Tommy abbia insegnato i segreti e le strategie più sofisticate del poker ad Alex Steelman. Però bisogna considerare che Tommy non gioca una mano di poker da più di 20 anni. E certo, Tommy è fuori dal poker ad alti livelli da un sacco di tempo ormai. Beh, una cosa è certa, Doyle e Tommy sono gli ingredienti giusti per divertirsi un sacco in questi giorni. Yeah.
Siete sicuri di poter stare qui? Potrebbe essere dura. Alcuni di voi dovrebbero andare a casa a giocare a bridge. Vi brucerete il culo. Ora devi andare a all-in. Non lo vuoi proprio il piatto, vecchietto? Asso! Sì! Via, tutti a casa! Grazie per essere venuto. Non dirlo neppure. Si è rimesso a giocare, Charlie. Lo so. Ma perché? È colpa mia? No. Che cosa sta cercando Tommy nelle carte? Dignità. Rispetto. Vuole solo piazzare il colpo vincente prima di imboccare il viale del tramonto. Con te. Vuole il titolo che non ha mai vinto. Qualcosa che nessuno potrà più portargli via. Vado lì. Vado lì anch'io. Peccato. Bella mano, Tommy. Abbi cura di te, Anna. Grazie. È stato fantastico. Wow. Mai quanto Anna. Ehi, come va? Oh, c'è Alex. Vado a salutarlo. Va bene. Ehi, hey, Alex, come stai? Ciao, alla grande. Ottimo lavoro. Tutto bene? Arrivo, Chanigua. Wow. Ciao. Mi fai entrare? Come mi hai trovato? Ho i miei informatori. Helen, ascoltami. No, ascoltami tu. Tommy, io ti amo. E so una cosa, che tu hai bisogno del poker quanto io ho bisogno di te. Quindi ti chiedo un grande favore. Quando ti siederai al tavolo finale, vinci. Vinci tutto. Centomila. Rilancio di 100. Cinquecentomila. Vado all-in. Vado all-in. All-in. Siamo ad una svolta. Sono rimaste 9 persone. 400.000. Ma solo 6 arriveranno al tavolo finale. La pressione sta crescendo. 2 milioni. Fold. 2 milioni, Tommy. Ti ho già fregato, ragazzino.
Cosa avevi? Solo un asso. Vado all in. Cool. Dio. La vedo male. Bella mano, Tommy. E io sarei il mago. Ce l'ha fatta. Tommy ha buttato fuori una bomber fill. 500. Ok. $1,500,000. Vado lì. Cole. Molto bene, se Razor ha un jack e un asso e sono di picche, allora Alex è meglio che prenda un tranquillante. Eccoci al river. È un 3. Sì! Visto? Ho preso ripetizioni. Sono rimasti 7 giocatori, siamo quasi ai 6 finalisti. Chi tornerà a casa e chi realizzerà i propri sogni? Woohoo! $200,000. Cos'hai? Molto bene, Race. Facciamo 600,000. All in. Tommy va all in. Il mago deve prendere una decisione difficile ora. Davvero? Sei sicuro? Sicuro. Wow. Non lascio di certo. D'accordo col... Antonio vede con una coppia di jack. Beh, siamo 50-50. Ora arriva il flop. Carte basse, ti prego. Basse. Né assi né reti, prego, aiutami. Oh, ce l'ha fatta! Ha trovato l'asso sul river! Bella partita, Tommy. Buona fortuna. Prenditi cura delle mie chips. Farò del mio meglio. Ed ecco che il mago Antonio Espandiari scompare dal tavolo con un abracadabra. Già, sono rimasti in 6. Ci vediamo domani al tavolo finale. Grandiosa. Sì, forte. Eccolo là, guardate. Alex! Ehi! Oh mio Dio, che succede? Che ci fate qui? Ben ci ha informato di tutto. No, è fantastico. Dovevamo esserci. Vi prendo una stanza. Vado a fare il check-in. Ok, datemi solo 2 minuti. Dite che siete i miei genitori, vi tratteranno bene. A dopo. Hey, woo! Ne vuoi ancora? No. Mi scusi, signor Vinson. C'è una telefonata per lei al banco. Vengo. Pronto. Sembra che tu stia andando alla grande. Anche tu vai alla grande. Il tavolo finale è una sorpresa per tutti quanti. Sì, lo è sempre. Volevo augurarti buona fortuna. Buona fortuna a te, amico. Finire secondo non sarebbe male alla tua età. Neppure per un pivellino della tua età non sarebbe male. Senti, lei... mia moglie è qui con me. Ehi, volevo dirti una cosa. Sì? Ho capito il tuo indizio.
ci vediamo domani. Ciao a tutti, vi trasmettiamo in diretta dal villaggio di Las Vegas, dove si sta per assegnare il piatto più consistente della storia del WPT. Abbiamo avuto un numero record di giocatori quest'anno, ma solo 6 conservano ancora il sogno di catturare l'agognato titolo e vincere 8 milioni di dollari. Oh Mike, è fantastico, ci sono un sacco di soldi in ballo, e lascia che ti dica una cosa. Tutte le grandi star del circuito, tutti i grossi nomi del poker erano qui, ma sono usciti. Sono finiti sull'astrico, sono uccelli che osservano, perché siamo ormai alla finale. Ma ecco che entrano i finalisti, presentiamoli. Abbiamo anche un cowboy vero seduto al tavolo. E allora sella il cavallo e sposta il cespuglio che rotola nel deserto. Tex Button è qui. E poi l'unica donna di questo tavolo finale, già campionessa del WPT, signori da Montreal, Canada, Isabel Nonmercy Mercier. C'est vrai, oui, oui. E arriviamo al giocatore più giovane della finale. È proprio vero, pensate che ha solo 21 anni. Sembra balzato qui da High School Musical, ma è un astro nascente pieno di talento e di determinazione. Ecco Alex Stillman. Poi c'è un uomo che ha vinto molti premi in vita sua, ma mai niente che sia arrivato alle cifre di questa sera. Sto parlando di un uomo, di un mito, di Double Diamond Mike Jackson. Il prossimo è un professionista del poker che ha visto molti tavoli finali. Da Los Angeles, California, Scott Laser Lazar. Che giocatore! Ok, completiamo il tavolo. Ho veramente una storia da raccontarti. È un giocatore di poker della vecchia scuola, che è per la prima volta al tavolo finale del World Poker Tour. Infatti quest'uomo non ha più giocato per più di 20 anni. È il talentuosissimo Tommy Vinson. Beh, abbiamo di tutto. Uomini contro donne, la vecchia scuola contro la nuova. Sarà molto avvincente. Sarà grandioso, le carte sono pronte a volare. Milioni di dollari che aspettano. Andiamo sul panno verde. Vediamo la situazione. Tex Button è il chip leader con 12 milioni di chips. Tommy è al secondo posto. Il più giovane, il nuovo kid on the block, Alex Stillman, ha 10 milioni di chips. E in terza posizione Mike Double Diamond Jackson con 9 milioni e 300 mila. Fold. Call. Check. Altri 600.000. Tex con una coppia di 9 ha rilanciato di altri 600.000. Call. Tommy ha un progetto di colore. Check. Check. Tommy ha colore e Tex ha un tris. Questa potrebbe essere una debacle per Tex. 2 milioni. Ok, call. Oh, Tex ha visto. Sarà un disastro. Colore. Guarda Tex, sembra che un carro gli sia passato sopra. Complimenti, Tommy. Tommy Vinson si è portato via un piatto mostruoso di 5 milioni. Cuori! 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 Grazie, Gesù! Forza, piccola. Dammi la donna di quadri. Oh, Gesù, ti voglio bene, ma dammi qualcosa. Sì! Sì. 3 As. Vado all in. Call. Sì! È la prima vittima. Sì! Tex Button, che era arrivato a questo tavolo come chip leader, finisce in 6ª posizione. Tommy Vinson ha un tris di 4 al flop. Un flop da sogno. Oh, che carte! Isabel aveva bisogno di un 10 che non arriva. È fuori. Fuori al quinto posto. Si porta a casa 585.000 dollari.
Tommy è una leggenda. Vederlo tornare dopo 20 anni, giocare il suo primo torneo e arrivare al tavolo finale è fenomenale. Sta giocando benissimo. Penso che abbia buone possibilità di vincere. Bene, incrociamo le dita per Tommy e torniamo al tavolo verde. Cole. Mike Double Diamond Jackson finisce in quarta posizione stasera, ma si porta a casa $878,000. Vai, vai, amico. Fatti valere. Bene, ora ci sarà una piccola pausa. Sono rimasti in 3. Restate con noi, torniamo subito con questa incredibile finale. A dopo. Sono orgogliosa di te. Ecco. Grazie. E poi andiamo a farci una bella cena io e te. Ti va? Che ci farai con tutti quei soldi? Non lo so. Devo andare. Bene, è il momento decisivo. Ci siamo, signori. Chi arriverà al terzo posto porterà a casa $2,200,000. Il secondo classificato $4,000,000. E il nostro campione di stasera otterrà il titolo di campione del WPT e si porterà a casa più di $8,000,000. Scott guarda le carte. Ha una coppia di donne in mano. Race, $1,200,000. Alex e Tommy hanno la stessa identica mano. Jack e Re, sarà una grande mano. Cole. Cole. Ecco il flop. Guarda, un 9, un 10 e una donna. Alex e Tommy hanno le mani migliori, una scala a Re. Ma Laser Lazar ha un buon 3, okay, qui vedremo fuochi d'artificio. Potenzialmente un disastro per uno di loro. 3,000,000. Guarda quanto sta puntando Lazar. Una puntata pazzesca, vediamo come se la gioca Alex. Vado all-in. Alex è andato all-in. Una puntata straordinaria. All-in. Anche Tommy va all-in. Cole. Eccoci allo showdown. Ora gireranno le carte. Incredibile, Alex e Tommy si divideranno il piatto, a meno che le coppie di Lazar non si trasformino in un full sul river. Altrimenti diventerà il nostro terzo classificato. Ecco il turn. Beh, è uscito il 5 di fiori. È irrilevante. Nessun aiuto per nessuno. No. Ed ecco un 3. Per Scott Lazar è finita, esce in terza posizione. E incredibilmente il più giovane e il più anziano si giocheranno faccia a faccia questo titolo e $8,000,000. È davvero esaltante. Che prova incredibile ha dato Scott Lazar. Aveva un tris ed è fuori. Grazie, amico. Per i suoi sforzi si porta a casa $2,200,000. Ed ecco una tradizione del World Poker Tour. Quando si arriva alle Zap, si buttano letteralmente sul tavolo il trofeo e i soldi. Ora vi dirò una cosa, sarà una grande partita. Insomma, abbiamo il giocatore più giovane del tavolo, 21 anni, Alex Spielman. E che cosa incredibile che sia stato formato da Tommy Vinson, giocatore della vecchia scuola. E ora dovranno confrontarsi e battersi per il titolo di campione del WPT. Assolutamente incredibile, il maestro contro l'allievo. Chi si porterà via il titolo e $8,000,000? Bene, la puntata minima adesso aumenta. Stiamo giocando con i bui che viaggiano sui $150,000. Che ne dici, Vince? C'è tensione al Bellagio. Signore e signori, la grande sfida. Race. Sì.
Se parte in salita, vedete? Alex ha la mano peggiore possibile in partenza. 2 milioni. Rilancia, sta cercando di forzare la mano. È bellissimo, sta cercando di rubare con niente in mano. È uno scippo. Guardate le carte di Tommy. Non ha nulla, ha una mano schifosa. Dovrebbe lasciare. Hold. Beh, hai ragione. Infatti Tommy lascia. Sì. Così Alex si porta via il piatto numero uno con un piccolo furto. $2 milioni. Una puntata da $2 milioni. Il ragazzo sta puntando con una bruttissima mano, un 6 e un 4. Forse sente che Tommy è debole. Penso che tu abbia ragione. Sembra che Alex lo abbia capito completamente. A meno che Tommy non cambi in fretta le cose, le sue speranze di vittoria sono compromesse. Già. $1 milione. No! Che giocata! Tommy ha scommesso $1 milione senza guardare le carte. Mai vista una cosa simile? È la prima volta in un torneo che vedo puntare alla cieca. Funzionerà? Wow! Cole. Ecco il flop. Check. All in. Non posso crederci, ci sono $8 milioni sul piatto e Tommy ha dato all in senza guardare le carte. Fold. Ehi, ha lasciato la mano. Bene, Alex lascia, quindi il giochetto funziona per Tommy Vinson. $1 milione. Cole. Ecco che lo fa ancora. Chiama alla cieca. Check. $1 milione. Call. All in. Fantastico. Il problema è, quanto a lungo potrà giocare un poker così spregiudicato al buio? In questo modo può solo darsi la zappa sui piedi. Bene, finalmente ora guarda le carte. Sì, vedo, ha dato una sbirciata alla sua mano. Ha 2 jack. Vediamo che cosa farà adesso. Attaccherà?
Check. 2,5 milioni. Non riesco a immaginare le carte di Alex, visto che ha puntato 2,5 milioni. Chissà. Tommy ha molta fiducia in questa mano. Diventerà aggressivo e alzerà il tiro ora? Beh, stiamo a guardare. Cole. Hai visto cosa fa? Gioca a slow playing. Vediamo il flop. Eccolo. È un flop pericoloso, ma noi non sappiamo cosa abbia in mano Alex. Check. Check. Ecco che arriva il turn. Check. Che occhiate si danno. Check. Alex ha fatto di nuovo check. Ok, eccoci al river. Sul tavolo ci sono due coppie, di 4 e di 3 e un asso. Molto interessante, ma estremamente pericoloso. All in. Ecco, Tommy Vinson è andato all in. Se Alex dovesse vedere sbagliando, allora Tommy Vinson sarebbe il nostro nuovo campione. Cole. Ha visto. Alex avrà bisogno di un 3, di un 4, di un paio di donne o di re o di un asso per vincere il piatto. Tommy mostra due jack. Hai vinto, Tommy. È Tommy il campione! Tommy Vinson, dopo un'assenza lunga 20 anni, è tornato e si è preso il titolo di campione del World Poker Tour insieme a 8,2 milioni di dollari. Che partita, gente! Il maestro ha dato una lezione all'allievo! Scendiamo a parlare con il nostro nuovo campione! Ehi! Congratulazioni, amico, hai fatto grandi cose. Grazie. Ti voglio bene. Oh. Insomma, finire al secondo posto non è male. Scherzi, però. 4,000,000 dollari. Lo so. Potrei pagarti altro che 3 anni di studi, se vorrai continuare. Bel lavoro. Ti ringrazio. Ecco il nuovo campione del mondo del WPT, Tommy Vinson. Grazie per quello che hai fatto, Tommy. Ti auguro che tutte le tue carte possano essere vive e i piatti mostruosi. Ti piace? È fantastico. Sei libero di andare a riposare o per sì, un paio di mattina? Spenderò i miei soldi. Ho preso una cosa. Dammi soltanto un secondo. Sì. Non via. Vengo subito. Ok. Bella partita. Bella partita. E tu sei stato davvero grande. Sono stato un po' fortunato. Beh, devo ringraziare te. Per cosa? Tu sei un talento. No, non dico per il poker. Hai visto quella ragazza? Oh? Mi dispiace per te. Vincerò. Un giorno. Ne sono convinto. Bene, devo andare. Ehi, ci vediamo al casinò il mese prossimo. Assolutamente no. Vado alle Hawaii. Prima classe. Oh, amico, il poker è fatto per te. Perché vuoi smettere? Oh, potrei uscire dal mio ritiro tra 20 anni, 30 anni. Bene.
Tu avevi una coppia in mano, vero? Una coppia tipo di 9, 10? 10. 10. Lo sapevo. Ci vediamo. Just meet me in my town.